Buon pomeriggio, ben arrivati a tutti. Siete molto bravi perché è un orario molto di primo pomeriggio, di primissimo pomeriggio, quindi grazie. Benvenuti a tutti voi, benvenuti al professor Mauro Magatti, che è qualcuno che continua a cantare, che è un po' un compagno del festival, è già almeno la terza presenza qui al Festival Francescano e ne siamo veramente grati. Allora, prima di iniziare, di addentrarci proprio nel tema, vorrei fare alcune cose. Alcune sono proprio tecniche e la prima informazione è quella della possibilità di sostenere il festival. Come sapete, gli eventi sono gratuiti, però se qualcuno vuole aiutare lo svolgimento delle attività del festival, e già stiamo pensando al prossimo anno, abbiamo già idee molto interessanti, speriamo almeno, ecco, c'è possibilità di sostenere in diverse maniere, diverse forme, anche tramite un'applicazione, perché dovremmo essere moderni, non so come si chiama, potete chiedere a chi ha la maglia arancione del festival, che loro vi sanno dare tutte le informazioni. Poi dobbiamo fare un ringraziamento proprio riguardo alla sostenibilità del festival, ed è il nostro sponsor di questo incontro, che è la Bipper. È un incontro che riusciamo a fare in collaborazione e con il sostegno di Bipper Banca. E qui con noi abbiamo Cecilia, giusto? Cecilia Bavera, direttrice regionale dell'Emilia Est e Romagna di Bipper Banca, che ci dirà qualcosa. Abbiamo scoperto che è una sostenitrice, una fans del professor Magatti, quindi la invitiamo a farci un saluto e a dirci qualcosa. Che collegassero il perché una banca, perché Bipper ha deciso di sostenere e di accompagnare il Festival Francescano, direi con una presenza abbastanza storica. Che cosa mi ha colpito di questo libro? Mi ha colpito tutto il percorso che ci chiama a fare interiore, dove forse le due parole sono quelle su cui siamo chiamati a discutere quotidianamente per guardare al di fuori dalle finestre, attraverso le ferite, perché insomma ogni volta che uno vuole aprire la finestra e guardare fuori si riguarda anche all'interno, e quindi mi sono messa un po' nella modalità di ascolto, di discussione, come per cercare quella che è un po' la crisi, il momento di rottura personale che ci porta poi ad avere una cura, che è quella che dobbiamo portare anche nella quotidianità verso queste ferite che devono un po' rigenerare. E ho pensato come può la banca essere vicino anche a questi messaggi. Noi abbiamo il desiderio e la vocazione di essere presenti su questo territorio, in particolar modo con una presenza storica sull'Emilia Romagna, e quasi tutto su questo territorio viene fatto da realtà che contribuiscono con una missione, con una vocazione lasciata al singolo, che sono associazioni, che sono realtà che partono da un piccolo intervento quotidiano per mettersi a disposizione della comunità. Noi come banca abbiamo creato un corner che si dedica a queste realtà, che si chiama B per Bene Comune, e insieme a questo sostegno pensiamo di voler contribuire proprio con questa presenza all'interno del Festival Francescano, rimettendo in discussione quelli che sono i valori che devono far parte di una quotidianità in cui noi crediamo, dove la cultura può arrivare a rimettere in discussione
discussione anche una presenza, una messa a disposizione degli altri, esattamente come pensiamo, insomma, di poter fare su tutti i livelli, su tutti i tavoli. Quindi personalmente ringrazio ovviamente il professore, perché il libro dà ampissimi spazi. Non ultimo vi dico che io ho riletto 4 volte la pagina 140, perché anche quando citava l'intelligenza e come dobbiamo un po' aprirci a quelle che sono le nuove logiche dell'intelligenza che ci chiama ad affrontare gli shock, mi sono detta la banca deve capire come reagire al meglio all'intelligenza artificiale, ma anche noi come essere più coerenti rispetto a quelle che sono le sollecitazioni banalmente anche degli adolescenti, per cui dei più giovani, e come banca vogliamo sostenere anche quello che è un messaggio di inclusività nei confronti delle nuove generazioni e nei confronti ovviamente di tutte le situazioni anche più complesse del territorio, per cui grazie. Presento un momento il professor Magatti, anche se non credo abbia bisogno di grandi presentazioni. Sociologo, economista, insegnante all'Università Cattolica, docente all'Università Cattolica, editorialista, collabora col Corriere della Sera e con Avvenire. Autore di testi, autore di molti testi, e spesso testi familiari, e scritti con la moglie Chiara Giacardi, che doveva essere presente. Come ho detto prima al professor Magatti, ogni tanto succedono cose nella società e ti ritrovi a chiedere: oddio, e adesso cosa devo pensare di questo? Come posso dar valore a quello che avviene? E regolarmente arriva un suo articolo su Avvenire, sul Corriere, che aiuta, che illumina, che sì, soprattutto illumina vie di profondità e di consapevolezza. Quindi lo ringraziamo anche per questo, perché magari possono sembrare articoli semplici o forse lavori troppo, e invece no, per noi poveri umani, e sono sempre un grande aiuto. Allora, iniziamo dando la parola al professore. Vorrei fare una prima domanda. Attraverso ferite è il tema di questo festival. Partiamo dalle ferite di San Francesco, dalle stimmate, ma naturalmente ci allarghiamo alle ferite di tutti. Queste parole che cosa suscitano, che cosa dicono a un ricercatore di senso, a chi approfondisce quello che è la vita della società e dell'uomo? Grazie dell'invito, grazie a voi di essere qui, di dedicare un frammento del vostro tempo a questa riflessione comune. Porto le scuse di Chiara, che avrebbe dovuto essere qui e vi siete persi la parte migliore della famiglia, ma non so cosa dirvi. In realtà ha avuto un impedimento familiare ieri sera e quindi abbiamo dovuto organizzarci diversamente. Sì, io appunto rispondo adesso a questa domanda avendo in mente anche il percorso che proponiamo nel libro, che parte da un'idea molto semplice che credo poi interagisca con la domanda. E l'idea semplice è questa: è che con l'evoluzione storica, quello che è accaduto nella seconda parte del Novecento, in particolare nell'ultima parte del Novecento, poi in questi anni che sono dietro le nostre spalle, si è messo a fuoco un'idea molto semplice che possiamo tutti riconoscere come positiva, preziosa, che però affermandosi, quest'idea,
produce anche tutta una serie di effetti collaterali, diciamo, di conseguenze inattese, di problemi. Ci lascia in eredità alcuni successi, ma ci lascia in eredità anche tante questioni che dobbiamo tentare di risolvere. Qual è quest'idea? L'idea è che è giusto quello che stiamo facendo insieme è aumentare, accrescere le possibilità di vita moltiplicate per miliardi di singoli individui. Quest'idea, che da un certo punto di vista, nel senso molto generale, evidentemente è sempre esistita, dicevo, è diventata molto nitida e anche molto concreta nel corso degli ultimi secoli, in particolare nel dopoguerra e in maniera ancora più particolare alla fine del Novecento, dove per possibilità di vita non si intende banalmente consumo. Sì, poi può essere anche consumo evidentemente, ma si intende possibilità di vita, cioè si intende vivere più a lungo, vivere meglio, avere accesso a maggiore conoscenza, poter viaggiare, poter avere più relazioni, poter avere più esperienze, cioè più vita. Dove l'idea è che questo desiderio riguarda ogni singola vita, ognuno di noi, singoli individui, e che chi deve aumentare queste possibilità di vita? Non la religione, che si è occupata di altro, nemmeno la politica, perché per tante ragioni abbiamo detto, ma sì, la politica serve, però poi ci sono corrotti, poi dopo non sono capaci. Cioè. Quindi chi è deputato a accrescere le possibilità di vita è quel complesso che possiamo chiamare appunto sistema tecno-economico. A partire dalla scienza, la tecnologia, l'organizzazione economica. Chi aumenta le possibilità di vita è il sistema tecno-economico. E quest'idea quindi che ha messo insieme da una parte l'organizzazione della vita sociale, l'economia, la tecnologia, la scienza, bla 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 bla, e dall'altra parte la consapevolezza degli individui, di ciascuno di noi, di avere diritto a una vita bella, piena, affascinante, all'autorealizzazione, ecco, il confluire di questi due elementi ha dato vita all'ultima stagione storica che è stata chiamata modernità liquida, globalizzazione, quella roba lì. Dici, Sormagatti, non c'è niente di male, anzi è giusto, no, che ci dedichiamo a aumentare le possibilità di vita moltiplicato per miliardi di individui. Allora, badate bene che questo da tanti punti di vista è un obiettivo che abbiamo pure raggiunto. All'inizio del Novecento eravamo 1 miliardo, adesso siamo 8 miliardi, più vita sicuramente. Negli anni 50 la vita media attesa in Italia era poco superiore ai 60, adesso la vita media attesa è circa 80 anni. Attraverso le televisioni, il cinema, poi internet abbiamo accesso, diciamo, a tutto lo scibile umano. Viaggiamo, andiamo, ci curiamo, cioè quindi più vita è stata ottenuta, non è che non è stata ottenuta, è stata ottenuta. Ecco, non voglio entrare in questo discorso, il caos, perché di caos si tratta, in cui stiamo vivendo è conseguenza, in attesa, effetto collaterale di questa idea giusta che sia bene aumentare le possibilità di vita per miliardi di individui. Ma adesso io non voglio prendere questa strada, magari ci torniamo dopo. Torno al tema delle ferite. Qual è l'implicito che si è affermato? L'implicito che si è affermato è che ciascuno di noi ha diritto a questa vita bella, interessante, a star bene, il benessere, il viver bene. Tra l'altro, questo lo dico sempre, ormai mio povero nonno si sarà stufato che lo cito, no?
a livello soggettivo, l'idea che ciascuno ha una vita propria, unica, speciale, diciamo, da realizzare pienamente, è un'idea che storicamente, poi faccio una battuta su San Francesco, storicamente riguardava piccoli gruppi, nobili, ricchi, no? Mio nonno, che è nato nel 1900 e morto nel 1980, che ha fatto il panettiere, è morto quando io ero ragazzo, se gli avessi chiesto prima che lui morisse, ma nonno, ma tu ti sei realizzato? Ecco, lui non avrebbe capito la domanda, perché diciamo, la gente ordinaria, il popolo, fino a partire dagli anni 60, 70, 80, l'idea di autorealizzazione non ce l'aveva, la gente viveva, faceva delle cose. Okay. Allora, questa idea è proprio recente. Allora, tutti noi ci siamo convinti che abbiamo questa vita, che questa vita deve essere bella, interessante, che dobbiamo realizzarci, che dobbiamo star bene. E diciamo, progressivamente, via via che abbiamo raggiunto, abbiamo fatto passi in avanti in questa direzione, abbiamo ridotto concretamente esperienze di, o abbiamo pensato di poter ridurre esperienze di dolore, di morte, di sofferenza a partire dalla malattia fisica e a partire da tutte le difficoltà e tutte le ferite che la vita sociale, la vita tra gli umani si porta dietro. Al punto che noi ci siamo convinti, e questo lo si vede in maniera particolarmente evidente, diciamo, scendendo nell'età, che se tu stai bene, cioè se ti succede qualche cosa di sbagliato, distorto, diciamo, vai proprio in paranoia, perché l'aspettativa è che la vita deve essere bella, interessante, che deve crescere, svilupparsi, cioè la vita è questa, no, prospettiva tutta positiva in una perenne esperienza. Cioè, abbiamo rimosso il tema del dolore, della sofferenza, della violenza, dell'incomprensione, che naturalmente ritornano, perché per quanto abbiamo accresciuto le possibilità di vita, la vita umana, in generale la vita, mantiene certe caratteristiche. E tutto questo però è un rimosso che ritorna non elaborato, per cui quando ti succede qualche cosa di negativo, innanzitutto siamo soli, si sono molto indeboliti i gruppi, le forme religiose, istituzionali che ci consentivano di condividere e di dare senso a questa esperienza di dolore. Quindi innanzitutto siamo soli e poi è qualche cosa di inconcepibile, dici no, la vita è un'altra, non è questa cosa qua. Ecco, la vita invece è costitutivamente strutturata intorno a questo anello vita-morte, non solo in senso biologico, che la qualifica. C'è un'espressione che abbiamo usato in un libro precedente di un poeta che dice, no, è solo il pensiero della morte che ci aiuta a vivere, non come oppressione, come senso di angoscia, no? Ma è la consapevolezza del morire e delle tante morti che possono intervenire nella nostra vita che ci consente di vivere, diciamo, intensamente i momenti che attraversiamo e anche nella consapevolezza che questi momenti non potranno essere eterni, ma questo non li svaluta, anzi li rende ancora più desiderabili, più importanti, e rispetto a cui anche è bene prestare cura. Aggiungo, da una parte c'è la citazione di Leonardo Cohen, che è un noto cantante americano, che in una sua canzone dice, un suo verso molto famoso, c'è una crepa in ogni cosa e da lì entra la luce. Ma associo a questa idea di Cohen, che è un'idea molto antica che ci rimanda a San Francesco,
un contemporaneo di San Francesco, che è questo filosofo mistico islamico che sicuramente qualcuno di voi conosce, che è noto sotto il nome di Rumi, che scriveva appunto negli anni di poco dopo San Francesco: quello che fa male ti benedice, l'oscurità è la tua candela, dove c'è la rovina c'è speranza per un tesoro. Non allontanarti, mantieni il tuo sguardo su quel posto fasciato, è lì che entra la luce dentro di te. Il dolore può essere il giardino della compassione. Se mantieni il tuo cuore aperto a tutto ciò, il dolore può diventare il tuo più grande alleato nella ricerca di amore e saggezza. Continua a rompere il tuo cuore fin quando non si aprirà, che non è un manuale per masochisti, non è un manuale per masochisti, è una riflessione che risale al 1300, che il dolore, la sofferenza, le ferite sono parte costitutiva della nostra esistenza e abbiamo il dovere di educarci a vedere questa realtà, ad abitarla insieme e a far sì che questa realtà non ci distrugga, non ci seppellisca. Chiudo con questa immagine, no? Quando è che, perché non si vedono più i cadaveri non si vedono più. Allora vi racconto questo episodio che mi ha molto colpito. Noi viviamo in una piccola comunità di famiglie dove ospitiamo famiglie immigrate, vabbè, a Como. E c'era una famiglia con un papà gravemente malato che poi a un certo punto è morto, c'era una bambina faceva la terza elementare quando è morto. Quindi una mattina è morto, io quel giorno ero a casa e la mamma mi ha chiamato, era stato ricoverato proprio gli ultimissimi giorni e quindi siamo andati a scuola a prendere la bambina, una bambina ghanese di 8-9 anni. Siamo andati lì con le maestre e abbiamo detto: guarda, papà è morto, e vuoi andare a vederlo? Sì, voglio andare a vederlo. E siamo andati io, lei e la mamma. Ed è stato per me impressionante, per me occidentale, lei è venuta qui quando era piccolina, perché in questa stanza mortuaria con questo cadavere lei ha avuto un momento di emotivo, per cui ha pianto un minuto, no? Poi si è ripresa, cosa che un bambino occidentale non avrebbe mai fatto, e ha tutto accarezzato il papà, sistemandolo, cioè l'ha toccato, no? Una cosa che mi ha molto impressionato, diciamo, no? Perché noi l'abbiamo proprio rimossa, noi pensiamo che questo diritto alla vita, che è una cosa buona, non abbia niente a che fare col dolore, le ferite, la morte. E quando queste ci capitano, evidentemente rischiamo di essere totalmente impreparati, ma anche rischiamo di perdere in realtà tratti della nostra umanità. Grazie per averci portato un pochettino alla vita oltre l'autorealizzazione, che è una tenaglia che ci stringe forte e un po' ci incatena. Un'altra considerazione, partendo proprio, cercando di fare sintesi, no, tra le ferite che generano luce e la generatività. Nel generare libertà si deve assumere il rischio delle ferite e quindi del dolore, un po' quello che ci siamo detti ora. E come viverli con speranza? Su quali elementi appoggiarsi e prendere un po' la corsa, la spinta, per dire appunto: non ho paura della morte, non ho paura della trasformazione, riesco ad aggrapparmi alla vita. No, io c'ho paura, cioè tutti quanti credo
Credo che la paura ce l'abbiamo tutti, ci mancherebbe altro, no? Noi usiamo un'immagine, prima dico un attimo questo pensiero sulla generatività. Allora, noi siamo sociologi, o proviamo a fare i sociologi, ci proviamo. L'idea che abbiamo, no, anche grazie ad alcune figure importanti che abbiamo avuto la possibilità di conoscere, con cui abbiamo condiviso tanti pensieri, uno è Bauman, diciamo, l'ho detto prima, no? Proviamo a mettere le cose in una prospettiva storica. Gli anni 60-70 sono gli anni in cui emerge questa soggettività, c'è l'accesso al benessere, poi c'è stata la globalizzazione, questa grande espansione, questa libertà che diventa sempre più individualizzata, ciascuno si sente titolare di questa sua vita. Abbiamo detto, liberalizziamo il senso, il significato, non ci deve essere più la Chiesa, il Papa o il partito che ti deve dire cosa pensare, ciascuno dica quel che vuole perché siamo liberi. Quindi abbiamo preso questa idea di libertà individuale, abbiamo liberalizzato il senso, abbiamo aumentato le possibilità, no? E il risultato è che questo io, diciamo, ci sono tanti io, tutti noi, diciamo così, da una parte siamo andati avanti, perché è indiscutibile che siamo andati avanti, non è che siamo andati indietro, sarebbe falso, no? Ma è chiaro che, intanto ripeto, il mondo è nel caos. Ma poi questo io si trova come incastrato, diciamo, no? Perché ci manca qualche cosa, credo che lo possiamo riconoscere, no? C'è qualche cosa che ancora ci manca, nonostante questi passi che abbiamo fatto in avanti. Allora, noi pensiamo che dobbiamo leggere questa storia della libertà, che è molto più antica di questi ultimi 50 anni, in maniera evolutiva. Cioè, abbiamo fatto un passo, dobbiamo farne un altro. Se non riusciamo a fare un altro passo, regrediamo. I conflitti, le guerre, i fascismi, che ormai esplodono da tutte le parti, sono segno evidente che se la libertà e gli assetti relativi non fa un passo in avanti, il mondo è destinato ad avere una stagione di regressione, di violenza e di odio. Non è pessimismo, cioè basta aprire il giornale e uno dice, no? Cos'altro deve succedere? Allora, qual è il punto che noi proviamo a sostenere da un po' di anni intorno a questa idea di libertà generativa, di generatività? È che, come diciamo nel libro, c'è un grande rimosso nella nostra cultura, proprio un rimosso. È un rimosso storico, nel senso che viene da una vicenda antica, no? Così dico la cosa di San Francesco, visto che c'è anche un frate. San Francesco ci piace tanto perché è il primo uomo moderno. Perché pensate in quel buco del mondo che era Assisi nel 1200, cioè quattro anime, quattro capre, diciamo così, no? Questo qui, che non si capisce bene, tra l'altro, come fa a leggere e scrivere, figlio di un mercante, e tantomeno si capisce perché si mette, cioè perché, come ha fatto ad avere il Vangelo e la legge, perché l'avevano in mano solo i chierici. Vabbè, non si sa. Comunque, a un certo punto si prende sto Vangelo e, scusate l'espressione gergale, gli parte il film che il Vangelo parlasse proprio a lui, che quelle parole lì riguardassero proprio la sua vita personale, e quindi fa delle cose che sono completamente folli, no? Nel senso che va dal padre e dice, guarda, a me non me ne frega niente, tu mi avevi, io voglio fare un'altra cosa. Poi ci abbiamo tutti in mente la scena, no? Lui a piazza di Assisi, cioè il papà si rivolge al vescovo, dice, ma questo è andato fuori di testa, parla di Gesù Cristo, tu digli qualche cosa, sei l'autorità, no? E lui che si spoglia e lascia lì, va dai poveri. Ecco, San Francesco, rimanendo dentro il contesto ecclesiale dell'epoca medievale, della cosmologia religiosa, è il primo uomo moderno, non a caso occidentale, perché ha, diciamo, dice, è la mia vita personale che è interpellata dal Vangelo, capite? Cioè, quello che è venuto dopo, diciamo, si sono rotti tanti contesti, ma quel punto lì è rimasto. Per questo che San Francesco lo sentiamo come un santo vicino, perché
ha fatto un movimento che poi appunto arriva al tema dell'autorealizzazione. Anche lui voleva, tra virgolette, autorealizzarsi dentro una cornice religiosa, evidentemente, obbedendo al Vangelo, ma il punto è molto moderno, va bene. Comunque, allora, questo io che siamo noi, no? Rimane incagliato in se stesso. Cioè noi abbiamo detto, dato che siamo liberi, e abbiamo capito che siamo liberi, noi possiamo e dobbiamo mettere in discussione tutti quelle mondi, il mondo del lavoro, nell'impresa, in politica il dittatore, diciamo così, no? A scuola l'autorità sacrale del maestro, il mondo religioso. Cioè, abbiamo detto, vabbè, ciascuno di noi ha diritto a mettere in discussione quello che c'è e soprattutto a contestare tutte le forme oppressive e a liberarci. E ci siamo liberati, perché non c'è dubbio che ci siamo liberati, né? Rispetto a secoli scorsi. Sì, sì, lo so che non siamo tutti liberi, ma adesso lasciatele un attimo. Ci siamo liberati. Viviamo in democrazia, appunto, abbiamo accesso al benessere, abbiamo tante possibilità, possiamo dire quel che vogliamo. Cioè, dici, se risvegliassimo qualche nostro antenato e gli facessimo vedere come viviamo noi, diciamo, lui direbbe, beh, cosa volete di più a essere liberi, no? Cosa vogliamo di più? Eppure le cose non sono così semplici. Ecco, il nostro punto è questo. Ci siamo fermati a metà del discorso. Abbiamo detto che in quanto liberi, e questa è una grandissima conquista, è una grandissima conquista. In quanto liberi noi abbiamo il diritto e anche il dovere di mettere in discussione l'esistente, soprattutto quando l'esistente è oppressivo, violento, intimidatorio, vi discorrendo, ma non abbiamo detto e non diciamo, questo secondo noi è pazzesco, che una volta che ti sei liberato, aperta parentesi, comunque noi rimaniamo legati. Perché, come dice la scienza, non la religione, la scienza, non c'è forma di vita sulla faccia della terra che non sia in relazione. L'umano è libero, può mettere in discussione le relazioni esistenti, ma non è che noi siamo tanto più liberi quanto più usciamo e distruggiamo le relazioni. Cioè, questo è un pensiero letteralmente delirante. Tu non sei tanto più libero quanto più ogni giorno fai l'operazione di slegarti dai legami, sei solo più scemo, non sei più libero. Noi possiamo e dobbiamo mettere in discussione le relazioni oppressive, opprementi, violente. Dopodiché, una volta che abbiamo conquistato un certo grado di libertà, l'unica cosa che possiamo fare come viventi è far esistere altre relazioni. Che tu fai una famiglia, che fai un'impresa, che fai un'associazione, che fai una chiesa, che frequenti un gruppo di amici, che fai un viaggio. Qualunque cosa fai è ricostruire, rimetterti dentro o addirittura far esistere relazioni. Il tema è, ma tu che sei libero, prima di tutto, sei consapevole di questo tuo potere? Te lo giochi questo tuo potere oppure ti limiti a rispettare le regole che qualcuno ti dà? E nel mondo digitalizzato, poi faccio una battuta sugli insegnanti, sulle scuole o sulla sanità potremmo fare, cioè nel mondo digitalizzato sempre di più ci sono procedure, standard, criteri che qualcuno ha fissato che uno deve semplicemente rispettare. Noi stiamo perdendo lo spazio della libertà, che è quello di far esistere ciò che prima non esisteva. Ma a parte questo, una volta che tu agisci liberamente, il tema è che cosa fai esistere? E ciò che fai esistere accresce la libertà tua e la libertà di altri, oppure tu da libero opprimi altri?
o crei nuove disuguaglianze? Perché questa è la domanda che i liberi si dovrebbero fare e che non si fa nessuno. Per cui noi perdiamo la libertà perché abbiamo detto solo il primo pezzo e quindi ovviamente avendo detto il primo pezzo chiaramente tornano fuori conflitti, guerre, tensioni, per forza, perché distruggiamo, per usare una parola che usiamo nel testo, entropicamente il mondo, non solo l'ambiente ma le relazioni e la vita sociale. Non diciamo, perché abbiamo paura che sia moralismo, ma non c'entra niente il moralismo, non è un discorso etico, è un discorso di comprensione della forma e della vita. L'ho detto prima, il punto di appoggio è quanto la scienza da un secolo dice, e cioè che non esiste forma di vita sulla faccia della terra che non sia in relazione, punto. L'individualismo moderno, che ha avuto il suo senso, è una pura ideologia. Noi non esistiamo come individui, non, certo che esistiamo come individui, ma essere individui non è essere slegati da tutti. Noi continuamente dipendiamo dagli altri e nello stesso tempo possiamo essere liberi. C'è un'espressione di Raymond Panikkar, Edgar Morin usa un'altra espressione meno efficace, che dice: noi siamo interindipendenti, dato che però si confonde, faccio tutta la fila. Noi nasciamo dipendenti fino a prova contraria. L'umano nasce dipendente per diventare individuo, non solo biologicamente dalla pancia della mamma, ma per diventare cittadino del mondo, noi abbiamo bisogno che qualcuno ci allevi. Nasciamo dipendenti. A partire dall'adolescenza aspiriamo positivamente alla indipendenza, che è bellissimo, che è la vicenda della modernità, no? Dopo 1000 anni di cristianità, l'umano dice: vado per conto mio, la storia del figlio al prodigo. Ma questo è provvidenziale, per fortuna, è un disegno divino. Benissimo. Dopodiché, forse, è già tanto se riconosciamo che siamo interdipendenti, che è il tema della sostenibilità, ma questa è una trappolone, lo dico a quelli della Biper, la sostenibilità bisogna temerla, perché se ci fermiamo all'interdipendenza col digitale siamo tutti fregati un'altra volta, perché ci conteranno anche i secondi, insomma, i secondi che teniamo aperto il rubinetto dell'acqua quando ci laviamo i denti, che va chiuso naturalmente, però un conto se lo decidiamo noi, un conto se ci controllano, no? Bisogna fare il quarto passo: dipendenza, indipendenza, interdipendenza e interindipendenza. L'umano è una forma di vita interindipendente, che vuol dire che noi siamo sempre, strutturalmente, invariabilmente, allo stesso tempo liberi e legati. La nostra libertà non si contrappone al legame, la nostra libertà ha a che fare con la qualificazione dei legami che accettiamo e che facciamo esistere, che è una cosa diversa dal racconto che viene fatto, dall'individualismo che si è sviluppato alla fine del Novecento. Quindi l'umano, dove sta la generatività? Nella capacità di ciascuno di noi, individualmente, come gruppi, come comunità, di far esistere qualche cosa che prima non c'era, nella varietà e nella pluralità delle forme, e non nella standardizzazione, non nello standard. Adesso faccio l'esempio della scuola. E che la nostra libertà si esprime rigenerando relazioni e decidendo di far esistere relazioni liberanti per noi e per gli altri. Questo perché se tu non fai esistere relazioni liberanti per te e per gli altri, contraddici te stesso. Perché se tu dici che la libertà è ciò che ti qualifica e tu agendo liberamente comprimi, distruggi la libertà degli altri, contraddici te stesso.
Se la libertà è ciò che ti qualifica, non puoi agire liberamente se non liberando altri. Quindi è un problema logico, di logica, non è un problema di, perché lo dice Suor? Daniela. Suor Daniela, chi se ne frega di Suor Daniela, cioè sinceramente, no, con tutto il rispetto, ma chi se ne frega di Suor Daniela, cioè, ma chi se ne frega, cioè, ma questo è un problema, lo dico ovviamente provocatoriamente, lo dico perché è proprio un problema di evoluzione culturale, capite? Noi siamo in questo dramma qua, cioè in questo dramma qua, no? E, allora, faccio l'esempio degli insegnanti. Sono andato recentemente a parlare a alcuni gruppi di insegnanti di diverse scuole che all'inizio dell'anno fanno un giorno di formazione. Vabbè, a un certo punto cito il registro elettronico, naturalmente ho detto delle cose provocatorie, applauso, diciamo così, vabbè, okay. Perché il registro elettronico, se ci sono degli insegnanti, diciamo così. Dopodiché alla fine ho chiesto ai dirigenti, queste erano scuole private, ho detto, ma voi come scuole private siete obbligati a usare il registro elettronico o potete non usarlo? E loro mi hanno detto, non so se è vero, riporto quello che mi hanno detto loro, che sono obbligati anche loro perché c'è il progetto, è in atto, è già stato realizzato, non lo so, una piattaforma unica in cui poi tutti questi registri digitali saranno collegati. Amici, facciamo la rivoluzione, né? Opponiamoci, facciamo obiezione di coscienza. Perché certo che si raccoglieranno tanti dati importanti, perché sapremo che nel Veneto gli studenti sanno poca matematica, cioè faremo tanti dati preziosissimi e saremo sempre più efficienti. Ma il dramma per lo studente, che tra l'altro per inciso col registro elettronico il genitore sa il voto prima del suo studente, e questo cambia tutto, cioè, altro che Orwell, diciamo così, va bene, ma sia lo studente sia l'insegnante cambiano la loro relazione col registro elettronico, virgola, santo Dio, perché anche quando ero ragazzo anch'io c'erano i voti, ma l'insegnante bravo nella sua responsabilità, certo, nella sua responsabilità, trovavi l'insegnante che usava male questa responsabilità e faceva danni, certo. Nella sua responsabilità l'insegnante usava i voti, diciamo, calibrandoli rispetto a tante dimensioni, che non erano semplicemente quella di una performance standardizzata che qualcuno da qualche parte ha fissato. Questa roba crea danni ai ragazzi e cancella la responsabilità educativa degli insegnanti. Cose serie, stiamo parlando di cose serie. Non stiamo parlando di... Cioè, quindi, il paradosso è che noi ci stiamo sciogliendo da tutte le relazioni umane e non ci accorgiamo che ci stiamo, ovviamente, rilegando a dei sistemi che vanno totalmente per conto loro, che sono anche motivati da buone cose, da belle idee, per carità, ci mancherebbe altro, non sono dei tiranni. Ma, cioè, ma capite? E la generatività lì sparisce completamente, nel senso che noi saremo, diciamo, tenuti a fare certe cose. Ormai i margini di, chiamiamola, autonomia, si vanno restringendo e si vanno restringendo. Ma guardate che io faccio un appello, perché bisogna opporsi, i gruppi professionali si devono opporre. La stessa cosa vale per la sanità, uguale. Per le banche non ne parliamo, perché li lasciamo lì, voi, vabbè, era abbastanza scontato, diciamo così. Però in ambiti che non c'entrano niente, la sanità è un problema, la sanità c'è il minutaggio. Gli OS, gli infermieri sono controllati in base ai minuti che possono dedicare a una specifica funzione, ma siamo fuori di testa? Dopodiché la sanità va allo sfascio perché non ci sono soldi? Cioè, facciamoci delle domande, no? Cioè, facciamoci delle domande, cioè, ecco, quindi... Questo tema che noi solleviamo della generatività non è il discorso francescano, vogliamoci bene, siamo generosi e pipì e pipò, no, cioè, mi dispiace, non è questo. Noi poniamo una questione che riguarda il modello di sviluppo e riguarda l'evoluzione culturale, spirituale della libertà in Occidente. Poi potremo parlare della libertà fuori dall'Occidente, ma un'altra volta. Sì, mi sembra che...
Stava partendo un applauso e mi sembra che ci stia proprio bene, perché c'è questa grande fatica, come dicevi, di slegarci e legarci e di riconoscere il passaggio della vita nel generare, e a volte proprio la paura della responsabilità in questo. Però non ho detto una cosa fondamentale che non ho risposto alla tua domanda, cioè che il generare implica il morire. Questa è la difficoltà, eh? Cioè, perché se no è una passeggiata. Cioè, lo sanno i genitori, infatti io dico sempre che il problema dei preti e delle suore è che parlano sempre di Dio dal punto di vista del figlio. È un problema, perché c'è, quindi c'è la rappresentazione di quello là, la legge, vabbè. Ma il problema del padre è un altro, né? E anche della madre, è un altro. Il problema del padre non è tirar su uno scemo che fa quello che dici tu. A meno che non sia un padre perverso. Se è un padre perverso, Dio non mi interessa, quello che chiamiamo Dio, padre. Cioè, il problema del genitore è trasmettere la vita, dare la vita, accompagnando questa vita che andrà oltre te e che sarà libera e che per definizione, in quanto libera, non corrisponderà alle tue aspettative, alle tue idee, ai tuoi modi di fare, sarà un'altra vita. Questo passaggio è un passaggio che contiene un punto abissale, perché bisogna correre, che è ancora la parabola del figlio prodigo, no? Per questo prima dicevo che è provvidenziale quel disegno, no? Perché il padre deve morire. Il genitore deve morire se vuole che la vita, la sua libertà, in ultima istanza passi al figlio. Se non muori, in alcuni casi addirittura fisicamente, ma certamente simbolicamente, se non si muore, la vita non passa, non passa. Passa a pezzettino, qualcosa, va bene. E quindi la dinamica costitutiva della vita, che la dinamica relazionale, non solo padre e figlio, è l'insegnante con lo studente, il superiore con il proprio collaboratore, quel che volete voi, diciamo, perché poi non è che siamo tutti uguali, anche questa idea che siamo tutti uguali, siamo tutti diversi e siamo tutti uguali, non è che siamo tutti sullo stesso piano, siamo tutti uguali in una dignità, ma non è che siamo tutti uguali, cioè che è un delirio anche questo, no? Per cui uno dice qualunque cretinata su qualunque argomento, tutto uguale, cioè infatti siamo nel caos totale, evidentemente, necessariamente, no? Vabbè, comunque, dato che invece esistono asimmetrie, le asimmetrie uno le può utilizzare come strumento di potere, di morte dell'altro, o invece l'asimmetria può essere usata come via per la vita dell'altro, ma per far questo bisogna morire. C'è un punto di morte, il circolo vita-morte non è aggirabile nell'esperienza umana, non si può aggirare quel punto lì. L'imprenditore che ha fatto una cosa, quante ce ne sono in Italia, di imprenditori che hanno fatto nascere le imprese meravigliose, non mollano niente, si portano nella tomba l'impresa, perché il figlio non è mai all'altezza. Ma se la portano addirittura nella tomba, ma così, le associazioni, non ne parliamo. Associazioni del terzo settore, ci sono presidenti novantenni. Uno l'ha fondata, senza di lui non si può andare avanti. Sembra che il mondo non capisca mai niente. C'è solo lui. Muore lui e muore la sua associazione. Non è così? Non è così? Sì, certo che è così. È così perché questo è un punto ostico, per questo che lo rifiutiamo. E allora, diciamo, l'immagine che noi abbiamo, no, per entrare in una dinamica generativa che deve fare i conti con la paura e con questo, perché la nostra parte animale dice no, vabbè, bei pensieri, però lasciamo perdere. La nostra parte animale dice no, c'è la nostra sopravvivenza. Ce l'abbiamo tutti questa cosa qua, no? Allora, l'immagine che noi usiamo è questa. Forse vi ricordate quando avete imparato a nuotare,
Cioè quando uno non è capace di nuotare, no? È lì tutto rigido, stacqua, arriva, c'ha paura, no? C'ha paura. Perché abbiamo paura che se tu ti lasci andare, vai giù e bevi e muori, no? Quindi sei lì tutto rigido, non ce la fai. Poi non si capisce bene perché a un certo punto succede qualche cosa per cui uno comincia a fare i movimenti e fondamentalmente si lascia andare, vince la paura e si accorge che sì, tu devi fare dei movimenti, ma è l'acqua che ti porta. È l'acqua che ti porta. Allora, questa è, diciamo, la frase evangelica: chi perde la sua vita la trova. Nuovamente, non è un manifesto per masochisti, perché se no sconsiglierei sinceramente, cioè francamente sconsiglierei. Ma io credo che, per come la interpretiamo noi, è questo senso qui, cioè il problema della vita piena è superare quella paura dell'io che pensa che tu hai più vita se ti allarghi, se controlli. Non ce la fai, non ce la fai. Quando succede, alcuni gli riesce facile perché gli è andata bene per il rapporto con la mamma, tante cose, oppure i santi, no? Cioè quelli lì, o delle persone, cioè quelli lì sono persone che a un certo punto, boh, magari anche perché hanno avuto un trauma, hanno avuto una morte, una malattia, hai perso tutto, ti lasci andare. Non sempre succede così, eh? Ecco, però quel movimento lì in cui tu capisci che la vita è molto più grande di te, e se tu ti immergi, ti fai portare, ne hai molta di più. Per cui, certo, c'è anche il sacrificio, così, però non è quello lì la tonalità principale. Cioè, sei anche nelle condizioni di poter attraversare quella dimensione di morte, perché un po' per volta hai imparato a fare questo movimento proprio di immersione nella vita. Ecco, allora, questo è un punto che ovviamente la cultura individualista rifiuta radicalmente. La cultura individualista rifiuta radicalmente, perché noi appunto pensiamo che il nostro, avendo il diritto a stare bene, avere più vita, la più vita si intende vita di ciascuno di noi moltiplicata per n miliardi, il che è una gran bella roba, ma alla fine produce anche un enorme caos. Grazie, comunque anche le suore sperimentano la morte per certo. Generare vita. Sicuramente, no, certo. Anche certo. Se è molto, sì, cioè nel passaggio generazionale, nell'accoglienza, la morte è quella, sì. Allora, abbiamo fatto un po' tardi, ma siamo felici di aver fatto tardi. Diamo spazio almeno a un paio di domande, perché poi inizierà il secondo incontro. Però avremmo piacere,